Buongiorno e buona giornata a tutti, cari amici fan. Oggi avrete a disposizione sul mio canale ben due nuovi video. Partiamo da questo dove parlerò della nostra amata WWE. Però volevo fare una piccola appendice che diciamo che il videoclip collage con le immagini del dopo di campagna, il dopo di città. Comunque, tramite di alcuni miei conoscenti che giustamente mi hanno appunto informato di elementi che potevano essere un po' di particolare per il videoclip, quindi l'ho dovuto eliminare nel giro di un paio d'ore. Spero che qualcuno di voi lo abbia visto. Comunque, torniamo a parlare appunto di wrestling, WWE, il noto giornalista americano Dave Meltzer ha dato una piccola bozza su quella che potrebbe essere la parziale card dell'edizione numero 36 anno 2020 di WrestleMania con Brock Lesnar contro Drew McIntyre per il titolo WWE, Bray Wyatt contro Roman Reigns per il titolo universale, Becky Lynch vs Shayna Baszler, la colei che è stata per tanto e tanto tempo campionessa in battuta di NXT, ovviamente per il titolo di Raw, però è la grande sorpresona che poi si vocifera già da ieri, da un paio d'ore, che Charlotte Flair potrebbe affrontare niente poco di meno che Rhea Ripley, la nuova campionessa di NXT, proprio per il titolo di NXT. E io dico che se questo match si farà, insomma, voglio dire che lo spettacolo sarà bellissimo. Ovviamente, il giornalista menziona anche Randy Orton vs Edge, oltre che al New Day vs The Miz e John Morrison contro gli Usos e un altro tag team come TLC Match. Passiamo ad un'altra news che riguarda Samoa Joe e io, infatti, riguardando la puntata ieri sera su Sky, ho notato proprio che nel match che Samoa Joe e Kevin Owens hanno fatto contro Seth Rollins e Buddy Murphy per i titoli di coppia di Raw, nel fare un volo dall'interno del ring all'esterno, molto probabilmente è caduto male. Infatti, sempre Dave Meltzer parla di una possibile commozione cerebrale e quindi, insomma, speriamo che non si tratti di commozione cerebrale, anche perché proprio attraverso il protocollo di sicurezza che la federazione ha ormai da diversi anni, coloro che subiscono delle commozioni cerebrali, insomma, devono avere un percorso di riabilitazione molto e molto ampliato e lungo. Quindi io non posso che augurare una pronta guarigione a Samoa Joe, anche perché poi era rientrato a lottare da poco. Oltre che ricordiamo, è stato impegnato anche nel tavolo di commento però per un paio di settimane, fino a poi la goccia che fece traboccare il vaso nelle ultime puntate del 2019. Poi ci sono importanti e nuovi dettagli sul contratto di Edge, che oltre ad essere un contratto molto vantaggioso dal punto di vista economico per l'atleta, dovrebbe essere innanzitutto un contratto triennale con la federazione. Si parla anche di cifre, come ho detto anche prima, no, milioni di dollari, quindi una cifra molto sostanziosa. E la cosa più importante è che Edge dovrebbe combattere attraverso questo contratto almeno per 3 volte all'anno. Quindi, se consideriamo la Royal Rumble, ha già fatto il suo primo incontro.
Penso sicuramente a WrestleMania, non sappiamo se combatterà, e con questo avrò un'altra piccola parentesi, che il 27 di febbraio ci sarà il ritorno in patria in Arabia Saudita per la WWE, dove si terrà il pay per view Super Showdown. Al momento nessun match annunciato per la kermesse. Ovviamente penso che dalla settimana prossima si incomincerà ad avere sviluppi narrativi in previsione appunto di Super Showdown. Quindi Royal Rumble 1, WrestleMania 2, poi non sappiamo se il nostro caro e amato Edge ce lo fanno combattere anche a SummerSlam, potrebbe essere una buona e ottima idea. Mentre per quanto riguarda gli ascolti dall'ultima puntata di Raw del 27 gennaio, la puntata ha fatto registrare 2.402.000 telespettatori, dato un leggero rialzo rispetto a quella di settimana scorsa, quando lo show rosso totalizzò 2.380.000 telespettatori. Nel dettaglio, la prima ora, diciamo, è andata meglio con 2.541.000, la seconda 2.441.000, la terza ora 2.224.000. Ovviamente, diciamo così per prassi, è stato sempre così che, diciamo, la prima ora sia più o meno quella più vista, mentre la terza che l'ultima sia quella meno vista, per l'80%, ad eccezione di puntate proprio spettacolari. Chiudiamo con un aggiornamento sull'infortunio di Sasha Banks, il quale, sempre lui, Dave Meltzer, ha dichiarato che l'atleta dai capelli blu si è infortunata dall'inizio di gennaio, e il fatto che la WWE non abbia fatto trapelare dettagli fa pensare al giornalista che si tratti di una concussione, quindi, come più o meno sanno, di una sorta di commozione cerebrale. E che dire a questo punto? Speriamo che Samoa Joe, come Sasha Banks, possano rientrare subito on screen, ovvero negli show settimanali della compagnia. Per il resto, io vi invito, se non lo avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube in maniera gratuita, non c'è alcun costo. Ci sono tanti video già nel canale. Se vi piacciono questi video, siete liberi di polliciare mi piace o no, o anche se non vi piace potete mettere anche il non vi piace o non mettete nulla. Il secondo video di oggi sarà in riferimento della partita del Milan di ieri, di Coppa Italia, un Milan che ha giocato, un Milan e Torino che hanno giocato con il lutto al braccio, ovviamente per ricordare il grande uomo di sport, di vita e, diciamo, anche di un po' di filosofia di vita, Kobe Bryant, scomparso pochi giorni fa in California. Bene, grazie a tutti, tra un po' arriverà anche il secondo video. E ovviamente vi invito, se non l'avete visionato, sia per il collage della Royal Rumble che per il video dove parlo del pay per view, delle mie opinioni, le mie analisi, il mio commento sull'evento. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao!